Made a wrong turn once or twice, dug my way on battle fire. That decision, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, miss nowhere, it's so good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guessing, underestimated. Look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you less than fucking perfect. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you less than rest and perfect to me. Ben ritrovati alle cantine di Platone col nostro terzo appuntamento della settimana. Ben ritrovati anche al nostro cantautore, il suo chitarrista, il cantatore F. Anche oggi abbiamo come ospite per tutta la settimana un grandissimo studioso, lui è il professor Enzio Strada. Salve professore, buongiorno, ben ritrovato nel nostro salottino culturale, mi piace chiamarlo così. Piacevolissimo. Allora, ieri abbiamo raccontato un po', abbiamo iniziato a raccontare la storia di questo Giovanni Pianori e il suo libro è Osare Morire, appunto la storia di Giovanni Pianori, detto il Brisighellino. Lei ha raccontato la storia di questo grandissimo patriota italiano che purtroppo però in Italia non ha avuto il merito di esserlo, perché esatto, non è stato assolutamente né ricordato né riconosciuto, mentre all'estero questo è accaduto. Il merito di aver ricordato questo grande uomo è stato proprio del professor Enzio Strada, che ha speso, come lui ha detto, le sue vacanze negli ultimi 40 anni proprio per scrivere questo testo che è già la sua seconda edizione. Ieri abbiamo iniziato a raccontare cosa accadeva in quegli anni, siamo intorno al 1850 più o meno, sì, quindi la prima guerra d'indipendenza, la guerra di Crimea, e siamo appunto arrivati a parlare di Napoleone III e della sua fuga e quindi di questa opportunità che insomma gli italiani avevano in mano di poter fare questo attentato contro Napoleone. Sì, Napoleone III non è che voleva fare la fuga in Crimea, voleva andare in Crimea a mettersi alla testa delle truppe per poter vincere la guerra contro la Russia. Certo. La regina Vittoria e il governo inglese non riescono a togliergli dalla testa questa idea, tanto che torna a Parigi, fa imbarcare i bagagli e su tutti i giornali in Europa si parla di Napoleone che parte, deve partire verso la fine di aprile. Pianori da Londra, su mandato di Mazzini, torna a Parigi e sa che entro aprile, perché Mazzini ha detto io se non succede niente entro aprile mi ritiro e poi dico ciao agli italiani, quindi era arrabbiato molto, soprattutto coi genovesi perché li sentiva tiepidi per fare in moto. Ritorna Napoleone, prepara il viaggio e naturalmente a pomeriggio a cavallo sui Campi Elisi, la moglie dietro, lui davanti, le carrozze, il gran passeggio e Giovanni Pianori fa quello che doveva fare, cioè sparare a Napoleone. Questi tre colpi però che lui spara vanno a vuoto perché non riesce ad ammazzare né Napoleone né le sue guardie. Non becca nessuno, poveretto, ma per fortuna, perché stiamo parlando di uno che non ha ammazzato nessuno. Fra parentesi, Orsini, 3 anni dopo, per dimostrare a Orsini che lui era un bravo, sì, fa l'attentato, ma prepara 3 bombe, le bombe che ancora oggi si chiamano bombe Orsini, e le fa lanciare e le lancia sulla folla che sta aspettando l'imperatore e l'imperatrice che vanno all'opera. Naturalmente succede un macello, un sacco di morti, un sacco di feriti, compresi i cavalli morti, una strage. Invece fu la prima strage mondiale. Orsini è considerato forse il primo terrorista mondiale. Pianori non ammazza nessuno.
Anche se poi il processo per cui viene, cui viene sottoposto. Ma viene sottoposto al processo come parricida, come se avesse ucciso il padre, perché Napoleone aveva fatto cambiare la legge e aveva detto che se qualcuno avesse usato contro di lui era come uccidere il padre, quindi si chiama parricidio. Difatti lui è stato condannato sulla sentenza, che troverete sul testo che Carta Bianca di Faenza ha avuto il coraggio, la voglia di pubblicare in seconda edizione. Fra l'altro Faenza è la città dove i Pianori si sono fatti politicamente, quindi hanno sofferto e contribuito a fare l'Italia. Non lo becca, non l'ha beccato. Pare che in quel momento arrivano due carrozze che si mettono, a un certo punto lui scende dal marciapiede, pensano che lui voglia consegnare, come si faceva allora, quando passava una grande personalità, la gente teneva un biglietto e consegnava un placet per una richiesta. Le guardie del corpo pensano così, insomma, e non gli saltano addosso, arriva la carrozza. Altri ritengono, siccome aveva tre pistole, si era vestito con doppio abito, doppio berretto, il rasoio per la barba, aveva usato la canna lunga, perché pensava di non avvicinarsi. Invece si è trovato Napoleone a quattro passi. Difatti Napoleone, subito alla sera, perché vanno tutti in nunzio apostolico, e gli racconta, ci sono tutti i documenti, e dice: io ho visto brillare questa cosa, ho impennato il cavallo, insomma, mi sono visto perso, la provvidenza mi ha salvato. Quindi, naturalmente lo beccano subito. Certo, e viene processato. No, prima dicono: chi siete? Siccome avevo un passaporto, Antonio Liverani, dice: no, io sono Giovanni Pianori. Ma chi sono? Dove sono gli altri? Perché lei non può averla fatto da solo una roba del genere. Lui dice: no, io sono stato da solo. E no, lei non ce l'ha data bere. Dopodiché fanno una fucilazione, una finta fucilazione. Quindi lo mettono davanti a un plotone di esecuzione, quindi lo fucilliamo e basta. Lui non fa una piega, immaginatevi. Poi bisogna scoprire chi è. Siccome lui dice che viene da Faenza, che è di Brisighella, De Faenza, allora è stato pontificio. Bisogna chiedere subito al Papa Pio IX, al Cardinale Antonello, chi è questo tipo. C'erano i telegrafi, alcuni non lo sanno che c'erano i telegrafi che funzionavano. Chiedono chi è, il Cardinale Antonelli, siccome in Europa tutti ridevano dell'amministrazione dello Stato Pontificio che faceva acqua da tutte le parti, dice al capo della polizia: non facciamoci ridere dietro in Europa, subito rispondere. La fretta. Le cose non sono molto cambiate. Hanno mandato la fedina penale di un altro, per cui dopo quattro giorni fanno il processo e il presidente gli chiede: come vi chiamate? Giovanni Pianori. Se non che il presidente a un certo punto dice: cosa stiamo qui a perdere tempo? Una mattina era tutto pieno di così, ma solo di uomini, perché dicono i documenti, le donne non sono ammesse a una roba del genere, è troppo troppo seria. Pensate, a Parigi, al tempo di Napoleone, le donne non potevano partecipare, assistere neanche a un processo, perché è una roba seria. Bene, dice: ho ricevuto due telegrammi da Roma, guardate, questo qui è uno che è evaso dalle prigioni, ha ammazzato, ha combattuto in Roma. In realtà l'avevano scambiato per un altro, l'avevano dichiarato prima. Tanto che dice: io mai, non sono mai stato io in galera, non sono mai stato. E allora il presidente dice: ma ne tu pa senesio Brisighellino? Non siete senesio Brisighellino? Lui ha detto: sì, e Brisighellino mi chiamavano così perché sono di Brisighella. Ma lui non ha capito, perché non lo sapeva il francese. Certo. Tutti i corrispondenti dicono: non. Non gli avevano neanche messo il non gli avevano dato l'interprete. Per cui condannano uno pensando che è senesio. Allora cosa stiamo qui a perdere del tempo? Fra l'altro ha anche incendiato gli archivi, due archivi. Quindi è un assassino, un evaso, condannato da Dio. Ha incendiato, stiamo qui a perdere del tempo? Quindi lo condanniamo. Nonostante che avesse detto: mi chiamo Giovanni Pianori, net vup senesio. Quindi sui documenti a Roma, quando sono entrato all'archivio segreto Vaticano, mi è venuta una gran rabbia quando ho letto che cosa avevano mandato a Parigi. Quindi un errore giudiziario. Un errore giudiziario anche che i francesi non conoscono. Per questo che c'è qualcuno che lo vuol tradurre in francese. Perché in francese, sui manuali per gli avvocati, per i magistrati, c'è scritto che la Cassazione, il processo a Pianori è esemplare. Per cui ha fatto giurisprudenza una roba che assolutamente loro non lo sanno di questo granchio. È sui libri di storia, perché dicono che è il vero Mazzignano, è il vero patriota, non Orsini, questo qui. Però non lo sanno. Però la vita è breve, e io più che far così, ma io ha fatto spero una cosa che questa fatica di Carta Bianca, di Faenza,
porti. Comunque, io creperò, ma qualcuno dovrà fare i conti, perché non si può morire, dare la vita, lui e i fratelli, perché chi è un risorgimento? Voglio scoprire io in Italia una famiglia che ha 8 maschi che hanno contribuito a fare l'Italia, uno gli hanno tagliato il collo, 2 alla Caienna, che poi se avremo tempo diremo anche perché è una roba feroce, è possibile? Allora uno può anche darsi da fare, voi siete giovani, ma bisogna stare attenti quando si scrive la storia. E perché? Perché magari lo vediamo la prossima puntata. Bravissimo, hai imparato perfettamente, io penso che la prossima volta potrà essere lui al posto mio perché ha capito i tempi televisivi. No. Infatti siamo giunti alla fine di questa puntata, io ringrazio ancora il professor Enzo Strada per essere stato qui con noi, dopo lo ascolteremo in un'altra sua lettura. Adesso lasciamo spazio al cantautore F, vi ricordo che l'appuntamento con le cantine di Platone è sempre per domani, sempre con il nostro professor Enzo Strada e la storia di Giovanni Pianori, mi raccomando non mancate. Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra inutile occasione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto? Come vorrei parlare senza preoccuparmi, senza mai capire che mi piaci per davvero? Anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non è successo ancora. Aspetterò quando è il momento e non sarà una volta sola. Ma dolce più che posso, come il mare, come il sesso. Finalmente mi presento e preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia. E se davvero prenderò il volo aspetterò l'amore, amore sia. E non so se sarai tu davvero o forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone. Dolce più che posso, come il mare, come il sesso. Questa volta lo pretendo perché oggi sono io. Oggi sono io. Durante il processo il presidente chiede: che cosa vi ha spinto a sparare all'imperatore? Gli atti dicono: l'accusato entra qui in una serie di spiegazioni che il suo linguaggio, tanto lontano dal francese che dall'italiano, rende difficile comprenderlo. Ecco gli spezzoni di frasi che abbiamo trascritto. Il Bisigallino risponde così: l'invasione dell'Italia ad opera di un'armata straniera aveva portato la miseria, il commercio in rovina. Io vidi la mia famiglia, mia moglie, i miei figli che non avevano di che sfamarsi. Io soffrivo molto perché non sono cattivo. Non avevo nel mio cuore né odio né passione violenta, ma ero disperato. Soffrivo per mia moglie e per i miei figlioli. Costretto a lasciare la mia patria, ho maledetto lo straniero che l'aveva invasa e che era stata causa del mio esilio. Andai in Piemonte. E poi continua più giù. Il mio paese era stato pure lui rovinato come la mia famiglia e vedendomi schiavo o disperato volli morire. Non potendo morire volli almeno liberare il mio paese dall'oppressione. Allora mi son detto: lo farò, e l'ho fatto. Io non so se i signori giurati mi hanno capito. Poveretto, no?
E il presidente, sì, anche nell'avete deposto, avete detto sì, abbiamo capito, del resto siete stato interrogato 2 volte, avete detto che era la vostra idea. Ebbene, noi vi facciamo notare soltanto che gli stessi motivi che voi sostenete fanno risalire l'idea del crimine all'epoca in cui facevate parte delle bande insurrezionali che hanno tenuto Roma sotto la loro tirannia e che hanno usato violenza al Papa. Insistete nel dire che l'idea dell'attentato non vi è stata suggerita da nessuno? Sì, bene, ora basta così, sentiamo i testimoni. E poveraccio, dopodiché, hanno chiuso e l'hanno condannato a morte.